Ciao a tutti, oggi sono qui nella mia postazione ufficio, è pomeriggio inoltrato e io sto lavorando. In questi giorni con il mini corso che sta andando benissimo, sono felicissima, però sono super impegnata. Siamo più di 3.300, mi sembra, per ora iscritti al mini corso. C'è un gruppo Facebook dedicato, c'è ovviamente una persona, una collaboratrice del team Alice's Lifestyle che mi aiuta con moderare, con i messaggi, con smistare le email, eccetera. Però allo stesso tempo è comunque un grandissimo lavoro e quindi insomma si lavora in questi giorni. Perciò ho pensato di approfittare di questa pausa tè, quindi in realtà è una pausa pre-tè, perché lo devo ancora scaldare, lo sto scaldando, e prenderò questo qua che è il mio preferito, Choco di Yogiti, o Yogiti, non so come si dica, che è l'ultimo tra l'altro, l'ultima bustina. E praticamente mi sto scaldando il tè, allora ho detto va bene dai, faccio un video in modo che possa avere anche il vlog di oggi. E questo video è qualcosa che comunque volevo inserire nel progetto Vlogmas, perché ci tengo che in tutta questa miriade di lucine, miriade di sentimenti positivi, pupazzi di neve e biscottini allo zenzero e felicità e cuori, ci sia anche una voce per tutte quelle persone che stanno odiando il Natale, i Grinch della situazione. Ora sto scherzando, perché in realtà non è che dica i Grinch perché uno per partito preso odia il Natale, però come il Natale riporta tanto amore, tanta voglia di passarlo insieme, eccetera, può portare anche tanta repulsione. Per magari chi ha dei problemi in famiglia, per chi ha dei problemi economici, per chi quest'anno magari non è stato l'anno migliore della propria vita. E quindi volevo fare questo tea and talk completamente dedicato a come superare il periodo natalizio, i miei consigli personali, anche se il Natale non è il periodo per te migliore dell'anno. Prima di iniziare questo video volevo parlarvi di un brand con cui sto collaborando, che è il brand Daniel Wellington. Allora, come sapete, se siete da un po' in questo canale, vedete che io non accetto facilmente collaborazioni con i brand, sono molto selettiva su quello che propongo, però Daniel Wellington è un brand che io amo personalmente, lo amo da tanti anni fa, quando ancora non era famoso o comunque non era così famoso, seguivo e mi piaceva la semplicità dei loro prodotti, mi piaceva la mission della loro azienda, e dato che se c'è una cosa che amo più dei vestiti, più delle borsette, più delle scarpe, più di qualsiasi cosa, sono gli accessori, quando Daniel Wellington mi ha contattata per una collaborazione sono stata felicissima di accettare, anche perché questa collaborazione significa che io posso darvi un codice sconto del 15% fino al 31 dicembre, quindi anche per gli eventuali regali di Natale. Trovate tutte le info qui sotto e potete acquistare qualsiasi prodotto e le spese di trasporto sono gratuite, quindi insomma sono contenta di potervi dare questo codice sconto. In particolare io ho ricevuto questo orologio, che è quello della nuova collezione, dove praticamente questo, il cinturino è in metallo e il quadrante è 32 mm, che a me piace molto di più del 18, quindi anche per una donna mi piace il quadrante un pochino più grande, perché non è così grande, e mi piace moltissimo. Lo sto usando ormai da più di un mese, tutti i giorni. La cosa che mi piace è il design estremamente minimalista, non troppo pretenzioso, e mi piace il fatto che io lo possa utilizzare sia di giorno, quindi con un outfit normale, che con un outfit un pochino più elegante di sera. Quindi è una cosa che adesso io metto tutti i giorni, è un orologio che è veramente super versatile, e quindi sono felicissima di proporvi lo sconto del 15% qualora vogliate acquistare un qualsiasi prodotto per voi oppure da regalare. Trovate tutte le info qui sotto. Passiamo ora subito a questo video dedicato ai grinciosi, quindi ai grinch di voi che stanno ascoltando, che vogliono tutto meno che arrivi il Natale. Mi fa sorridere questa cosa perché un paio d'anni fa, quando era Natale e ero in Thailandia, avevo appena finito la mia relazione, ero felicissima che in Thailandia non ci fossero troppi alberi di Natale, anche se si sta un po' occidentalizzando ormai. Però ero davvero felice quando comunque potevo uscire e non respirare l'aria natalizia. Quell'anno comunque tornai a casa per Natale perché avevo delle cose burocratiche da fare. Andai sia in Inghilterra dalla famiglia inglese che in Italia dalla famiglia italiana.
E ricordo proprio questa repulsione verso il Natale, perché comunque la mia sensazione interiore in quel momento non stavo bene. E quindi quando non stai bene, una festività che dovrebbe essere fatta per enfatizzare le emozioni positive va poi ad enfatizzare quelle che sono anche le emozioni negative. Allora, è abbastanza umano il fatto di, se si sta passando magari un periodo non bellissimo, non essere così esaltati dall'idea del Natale. Però io volevo comunque fare qualche riflessione per trarne il massimo. Infatti quell'anno che io ero un po' grinciosa, ho comunque trascorso un bellissimo Natale, nonostante quell'anno sia stato veramente difficile per me e sentissi un grande vuoto dentro, mi sono comunque concessa il fatto di godermi il Natale. Allora, primo consiglio che voglio dare a tutte quelle persone che stanno passando un periodo difficile, che sono state lasciate, che hanno un vuoto perché magari manca qualcuno o qualche cosa nella propria vita, è quello di provare a tornare un po' bambini. Quindi non abbiate paura di dedicare questo Natale al farvi coccolare, magari dai genitori o da uno zio, da una zia, da un fratello più grande, da un cugino, da qualcuno che ci ricorda quella sensazione di accudimento, quella sensazione di quando sei bambino dove senti che le altre persone si stanno prendendo cura dei tuoi bisogni. Ecco, io quando sono tornata a casa dalla Thailandia, quell'anno mi sono proprio fatta coccolare, nel senso che ho cercato in tutti i modi di lasciare che le persone attorno a me mi stessero vicine per quello che stavo passando, cosa che non è così banale e scontata, anzi, perché spesso io stessa quando sto male tendo a rinchiudermi e a escludere le altre persone, e invece quello che ho fatto quel Natale è stato di includere le altre persone, fare sentire magari la mia sensazione di tristezza e fare in modo che queste persone facessero anche un passo in più nei miei confronti. Non c'è niente di male nel mostrare la propria vulnerabilità, e non c'è momento migliore del Natale perché sono sicura che a tutti voi rievochi quella sensazione di quando eravate bambini e la nonna, la mamma, il papà, il fratello maggiore si prendevano cura di voi il giorno di Natale. Voi eravate più coccolati perché eravate piccoli, perché eravate bambini. Quindi provare a rievocare quella sensazione di essere bambini, di non avere paura di mostrare il bisogno. Quell'anno infatti ricordo di aver apprezzato molto il fatto di dormire nel letto in cui ero cresciuta da bambina, nella camera in cui ero cresciuta da bambina, aver mangiato le cose che mangiavo da bambina, essermi svegliata e stare magari in pigiama e lasciare che mia mamma facesse tutto in casa quell'anno, scaricandomi proprio dalle responsabilità. Ecco forse la chiave di quello che sto provando a dire, perché è qualcosa che sto facendo qui spannometricamente, senza averci pensato prima del video. Probabilmente quando c'è qualche cosa che è andato male nella nostra vita e sentiamo un grande vuoto dentro, inoltre quando essendo adulti, essendo persone con una vita, con responsabilità eccetera, ci sono anche tutte le responsabilità che cadono sulle nostre spalle, e a volte il fatto di togliersi un po' di responsabilità e lasciare che le persone della nostra famiglia le prendano per noi, perché in fondo è questo un po' il senso della famiglia, è sicuramente un buon modo per alleggerirsi e stare un pochino meglio. Quindi questo è un po' il primo consiglio che aiuterà a stare meglio. Vedete il Natale come un'opportunità per deresponsabilizzarvi e lasciare che le persone intorno si prendano cura di voi. Un'altra cosa che succede a Natale, che tante persone non amano, è il fatto di dover vedere tutta la famiglia. Allora, siamo d'accordo, la famiglia di tutti i giorni, la famiglia più stretta, dove magari abbiamo una bella relazione, poi non è sempre così, però magari abbiamo una bella relazione con sorella, fratello, genitori, eccetera. Però poi arriva lo zio che la mamma non sopporta, il cugino che tutti criticano, la ragazza di mio cugino che non posso sopportare, oppure io devo andare dai genitori del mio ragazzo e da loro non sto bene, oppure c'è la difficoltà di dove fare il Natale, la casa da scegliere per la vigilia o per il Natale. Insomma, tutte queste complicazioni enormi che ci facciamo solo noi nella nostra testa, che caratterizzano questo periodo natalizio. Come fare a superare queste complicazioni familiari che ci sono in tutte le famiglie, per quanto perfette possano sembrare? Io vi dico solo una frase: take what you like and leave the rest. Prendi quello che ti piace e lascia il resto. Come in ogni situazione, qualcosa che ho imparato a fare è il fatto di affrontare la situazione con questo mindset, ovvero
trattieni tutte le cose belle che succedono e lascia andare le cose invece che ti danno fastidio. L'atteggiamento dello zio che ogni anno si vanta della sua macchina nuova, la ragazza che è acida, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno non permettere a queste cose di rovinarti lo spirito natalizio. E quindi adotta questa filosofia del prendi tutto quello che ti piace, respira le cose belle, perché sono sicura che in ogni Natale c'è qualcosa di bello, dai piatti che mangiamo, all'atmosfera che si crea, ai bigliettini che riceviamo, insomma ai giochi che facciamo, quindi ognuno di noi ha sicuramente qualche cosa, qualche esperienza bella, e lascia andare il resto, non trattenerlo, non pensarci, non spettegolare, non prendere il Natale come occasione di lamentela continua, non viverlo con stress. E questo è un concetto anche più ampio che possiamo applicare in tanti altri ambiti della nostra vita, che è proprio quello del keep what you like and leave the rest. Concetto che ha avuto un impatto enorme su di me, anche quando ho una conversazione con un'altra persona che magari non apprezzo a 360 gradi, ma allo stesso tempo sono in grado di apprezzare quelle cose che mi ha dato, anche se è una, e focalizzarmi su quella invece che su tutte le altre cose che non mi piacciono. E allora il nostro atteggiamento cambia talmente tanto che siamo sempre positivi, cioè positività genera positività, e quindi tutte queste situazioni complicate, lo zio, cugino, la fidanzata del fratello, diventano irrisorie. Natale non è necessariamente solo bello se sei in coppia. Se sei sola, se vivi male questa singolitudine, quindi non vivi bene il fatto di non essere in coppia, non farti buttare giù dall'atmosfera natalizia. Anzi, è un momento per conoscerti meglio. Vedila così: quando sei da sola o quando sei da solo, hai un'opportunità in più per lavorare su te stessa e per aumentare le probabilità di saper accogliere una persona che ti rispetti, una persona allineata con te, una persona che meriti tutto quello che hai da dare, una persona dove non ti devi accontentare. Ecco, tutte queste cose sono estremamente importanti, quindi anche qua cambiamo atteggiamento, va bene, Natale fatto per famiglia, coppia, a parte che la famiglia, che siano anche gli amici, diciamo che il caso peggiore che può succedere è che non abbiamo più un parente vivo in questo pianeta, siamo talmente lontani dai parenti che non possiamo più vederli. Comunque sono sicura che per la natura dell'essere umano c'è qualcuno che ci circonda, che ci vuole bene, con cui trascorreremo Natale. Qualunque sia questo nucleo familiare, anche se non c'è un legame di sangue, qualunque sia questo nucleo familiare è ciò che conta per l'atmosfera natalizia. Tutto il resto, il tempo libero per le vacanze, il fatto che tutte le occasioni di festività diventano anche un'occasione per lavorare su se stessi, per prendersi cura di sé, per avere quell'occhio di riguardo in più rispetto al resto dell'anno. Io mi ricordo un anno in cui ero single, avevo appena finito una storia lunga, non la storia di cui vi ho parlato, ancora prima, una storia lunga e importante della mia vita, l'avevo conclusa qualche mese prima, e quell'anno per il mio compleanno mi ricordo che ero a Milano il 31 dicembre, non mi ricordo perché, però le mie amiche, i miei amici quel giorno, la mattina, il pomeriggio, lavoravano probabilmente, perché il 31 dicembre è giorno lavorativo, io ero a casa dal lavoro, e mi sono presa la giornata di compleanno da sola per me stessa. Sono uscita per un brunch, mi sono goduta quello che mi piaceva, ho fatto una lunga passeggiata per Milano, sono andata a vedere una mostra di Van Gogh, ancora mi ricordo, ed è stata una giornata che tutt'oggi sento vicina, una giornata che mi ha dato tanto. Perché? Perché ho saputo prendere quel momento come occasione per me stessa. Oggi banalmente non potrei farlo, quindi c'è anche l'altro lato della medaglia, che quando sei in coppia hai un altro compromesso, il fatto che non tutto il tempo libero è solo a tua disposizione. Quindi vedila così: Natale non significa stare in coppia, Natale significa farsi amare dal nucleo familiare che abbiamo e amare se stessi. Altro problema che affligge le persone quando si avvicinano a Natale, soprattutto le persone che sono sempre a dieta, è quello del oddio, adesso arriva dicembre, la mia dieta va a rotoli, da una parte sono tentato tutte quelle cose buonissime da mangiare, dall'altra c'è la mia parte razionale che dice sei a dieta tutto l'anno, devi perdere peso, non lasciarti andare, e quindi si forma questa continua contraddizione, battaglia dentro di noi, dove c'è la parte, il diavolo che dice mangia, mangia tutto, e l'angelo che dice no, non mangiare niente, non mangiare niente, e voi siete scontenti in entrambi i casi, perché se mangiate non dimagrite, se non mangiate non vi godete il momento.
Allora, consiglio su questo, affrontare il periodo natalizio con il concetto di mangiare in modo mindful. Questo potrei fare un video intero, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però mangiare in modo mindful significa mettere molta intenzionalità e sapersi godere l'esperienza del mangiare queste cose che ci sono solamente a Natale. Quindi secondo me è totalmente controproducente il fatto di non permettersi niente da mangiare, ma allo stesso tempo non vogliamo esagerare. Allora, il mangiare mindful parte dal concetto di esperienza. Rendiamo il mangiare un'esperienza che è sensoriale, non solamente del gusto, ma è un'esperienza del tatto, un'esperienza del profumo, un'esperienza lenta, dove siamo molto presenti. Quindi la porzione si può ridurre perché siamo molto presenti in questa piccola porzione che ci fa stare molto bene, perché siamo molto presenti nella cosa che stiamo facendo. Ecco, questo aiuta tantissimo a approcciarsi al Natale. Inoltre, un'altra esperienza mindful che può complementare il fatto di mangiare è quella della preparazione, rendere la preparazione un momento di estrema gioia, un momento dove attiviamo i sensi, dove siamo anche lì molto presenti, dove c'è magari la musica, c'è un'atmosfera, prepariamo quei biscotti particolari e questa presenza ci riempie talmente tanto che il cibo non diventa più quel riempitivo di vuoto, quindi siamo più riempiti dall'esperienza, siamo più riempiti dai sensi, da quello che abbiamo sentito durante l'esperienza. Questo è il concetto di mindful, il fatto di essere presente e saper prendere il massimo, trarre il massimo da ogni appunto esperienza sensoriale, e quindi questo per definizione non ti fa esagerare, perché spesso esageriamo, stiamo ancora mangiando che neanche ce ne rendiamo conto. Pensate sempre a quella cosa che vi piace tantissimo da mangiare, quanto è buono la prima forchettata e quanto invece è insulsa l'ultima forchettata. Perché? Perché il valore che ci viene dato da quella prima forchettata è estremamente maggiore, più grande rispetto al valore di quell'ultima forchettata, quelle sensazioni date da quell'ultima forchettata. Quindi su questo concetto affrontate queste feste in modo mindful, se non volete esagerare col cibo. Ultimo consiglio per tutte quelle persone che si trovano in un periodo economico particolarmente difficile, magari hanno figli e vivono estremamente in senso di colpa nel non poter dare quello che vorrebbero a livello proprio materiale. Immagino ci sono tante famiglie che devono fare grandi scelte su cosa regalare, su come gestire le cene di Natale, i pranzi di Natale, eccetera. Vi state probabilmente facendo la vostra pianificazione. Io non voglio entrare su questo, ma voglio entrare più sul senso di colpa che state provando. Ecco, liberatevi da questo senso di colpa, ritornate al senso del Natale, il senso del Natale con le esperienze, con il fare qualcosa di diverso, il creare quell'atmosfera che unisca. Invece di stressarvi perché non potete fare qualcosa, lasciate andare quel qualcosa e trovate una soluzione alternativa. I vostri figli non si ricorderanno quel giocattolo che hanno ricevuto, ma si ricorderanno quella giornata dove hanno giocato con voi, dove sono andati a pattinare sul ghiaccio con voi, dove sono andati a fare una passeggiata nella neve con voi. Vi dico che le esperienze sono infinite che potete creare, non è il valore materiale della cosa. Una cosa che ricordo io quando ero bambina, per dirvi con quanta semplicità si può far felice un bambino. Un giorno mia mamma mi ha portato da mia nonna perché dovevo passare il weekend lì, e quando sono arrivata mia nonna ha detto: andiamo a fare una passeggiata lungo al fiume. Siamo andati a fare una passeggiata e io ho iniziato a trovare, non so, un orecchino. Poi dopo qualche metro ho trovato un braccialetto, dopo qualche metro ho trovato una collana, dopo qualche metro ho trovato 5.000 lire, allora c'erano le lire, 5.000 lire, dopo qualche metro ho trovato una spilla. Quindi quella giornata mi sono sentita la persona più fortunata al mondo. Ovviamente tutte queste cose erano di proprietà di mia nonna, che aveva messo lì precedentemente, aveva percorso la stessa strada prima, le aveva nascoste in modo che io le vedessi, per farmi fare un'esperienza appunto. E me lo disse solamente quando poi avevo 14-15 anni, perché ancora io credevo che quella giornata fossi stata la persona più fortunata al mondo, la raccontavo a tutti. Quindi davvero, a volte semplificare aiuta a ritrovare lo spirito del Natale. Quindi anche se economicamente la situazione non è tra le migliori, provate a lasciare andare per un attimo questa sensazione del materialismo, provate a lasciare un attimo
andare questa necessità di cose e per un attimo ritrovate lo spirito del Natale solamente dedicato a quello che è il senso di stare insieme, di fare qualche cosa insieme, di avere più tempo per la nostra famiglia e vivere l'esperienza essendo molto presenti, vivendola davvero. Per questo vlog è tutto, fatemi sapere se vi ho resi un po' meno grinciosi qualora lo foste e noi ci vediamo domani al prossimo vlog.